Porca puttana, mi girano ancora le belle per quella finale persa lì. Sapevo che quel gobbaccio di Conte aveva ancora il DNA juventino e perdeva un'altra finale europea, guarda. E invece no, questo è primo grande passo verso la vittoria, verso trionfo di Intel. In che senso, presidente? Io e papà Suning abbiamo grande progetto, presentazione. Papà in Cina ha fondato grandi aziende, Giorgio Armani, Dolce Babbana, Versace. Delle tarocchette, insomma. No. Pleso spunto da Milioli per superarli. Quindi faremo lo stesso con calcio, con Juventus. Abbiamo già pleso Malotta, Conte, perso finale europea, fatto alabiale Conte in estate come Lolo, per poi voler prendere Allegri. La Madonna, pure Allegri no però. Vabbè dai, copiamo tutto, basta che non andiamo in Serie B come loro. Non preoccuparti Massimo, per il futuro dopo Allegri già contattato Sarri e Pirlo. E non finisce qui, pensato anche a un nuovo logo di squadra, saremo Juvintel. Presidente, così mi pare un po' troppo. Prima di prendere Allegri però dobbiamo fare ancora di mettere Conte, perché papà Suning non vuole pagare altro allenatore, stiamo ancora pagando Spalletti. Sì beh, capisco tuo papà, ti girano le belle quando paghi un allenatore 5 milioni e sta a casa a far niente. E Spalletti non è a casa a far niente. Qualcuno gradisce del tè? No, grazie Luciano, vai a aprire le porta che è arrivato Conte. Buongiorno, buongiorno. Ma che ci fa qua Spalletti? E poi ti spiego Antonio, ti spiego dopo. Vabbè, facciamo in fretta, me ne voglio andare. Non mi proteggete, poi ho visto che avete già contattato Allegri. Ah, non preoccupatevi, ho già fatto sparire tutti i miei schemi, i miei appunti che avevo nello spogliatoio. Così non me li fotto come ha fatto alla Juve quello. Voglio vedere cosa combina quello senza i miei schemi. Voglio vedere. Dove cazzo li ha messi gli schemi? L'altra volta li aveva lasciati sotto gli armadietti. Dove cazzo sono? Dove cazzo sono? Va bene Antonio, se tu vuoi questo, filma qui. Sì, sì, subito, subito, subito. Attento Antonio, anche io pensavo di potermene andare e di prendere i soldi senza fare niente, ma questi contratti sono scritti in cinese e non si capisce una sega. E ora sono costretto a fare il maggiordomo. A te ti faranno fare il lavapiatti. Non ti fidare. Oddio, questi mi vogliono fottere. Ci ho ripensato, rimango. Rimani? Come li mani? Ferme tutte, guardate la televisione! Clamoroso, Messi lascia il Barcellona a parte d'assalto per averlo. Forza cinese, chiama subito, come ho fatto io 20 anni fa per prendere Ronaldo, proprio con il Barcellona, no? Giusto Massimo, prosegue progetto Juvintel. Lolo hanno preso CL7, noi prendiamo Messi. Lonto Messi? Hola? Dai forza, offrigli subito i soldi, 100.000 miliardi, dai! Sì, ma digli che parte dalla panchina, nelle gerarchie, sta dietro Candreva e Gagliardini. Non può stare solo in attacco, deve tornare in difesa, nel 3-5-2 deve sacrificarsi per la squadra. Vi faccio sapere. Hola? Hola amigo, ti aspetto a City. Ti offriamo 100.000 miliardi di miliardi di miliardi di miliardi e fanculo al fair play finanziario. Leo, potremmo realizzare una coppia straordinaria e tu potrai giocare insieme all'altro giocatore più forte del mondo. Chi? Bernardeschi? Viene Parigi, abbiamo Mbappé, Neymar, Di Maria, Icardi, Messi, Superman, Batman, Spider-Man, Hulk. Così magari vinciamo questa cazzo da Champions. Ah, Leo, se vuoi, puoi avere onore di giocare con me e non ti faccio pagare niente. Rebic paga 2 milioni per giocare con me, Calhanoglu 4 milioni. Però se hai le palle prendi il numero 9 di Milan, vediamo se sei così forte. Trovati, trovati! Beppe, Beppe, ho trovato gli schemi come a Torino! Si rifà il ciclo, 5 scudetti di fila! Mi spiace Max, rimane. Ora vado che stiamo provando a prendere Messi. No, avrei potuto mettere Messi terzino! Puttana maglia! E voi a casa mettete like al video, seguite la tua su YouTube e iscrivetevi al loro canale Messi Terzino. Messi Terzino, ma quando mi ricapita?